Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Hard. Siamo di nuovo su Deus Ex Mankind Divided e stiamo per cercare l'appartamento di Stanek. Ho fatto le missioni secondarie ragazzi per non rompervi troppo la minchia. Ok, al terzo piano ed è dall'altra scala, a posto. Questa è una missione principale ragazzi, quindi missioni secondarie finite. Fate tutte. Vediamo un po' se troviamo subito questo appartamento. Ho attivato un nuovo potenziamento. Anomalia rilevata. Tracciamento avviato. Vai, vai, non fa niente. Accesso consentito. A posto. Salve. Questo è l'appartamento di Stanek, ma non è questo l'appartamento di Stanek. Dove cazzo sono entrato? Vabbè, almeno abbiamo trovato qualcosa da vendere. Suppongo che qualcuno stesse costruendo un computer. Ah però, questa sembra la stanza di un investigatore. Una mia cella. Ragazzi, esploriamo, che dobbiamo fare? No, non mi serve sta roba. Milkovic. Va. Non mi serve il vino. Questo bordello, minchia. Processore Steam. Qui ci sono dei materiali per creazioni. A posto. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Allora, verso destra. Ok, questo è l'appartamento. Ah, è aperto. Salve, eh. Si può chiudere. Bravi. Chiudiamo le finestre, facciamo tutto. La chip di credito che non fa mai male. Ispezioniamo sto cassetto. C'è solo una birra. Cazzo, eh. Siamo alla casa degli orrori. Warm stop. Birra di nuovo. Non mi interessa sta cazzo di birra. Su. Usiamo i lavandini. Laviamogli un po' di roba. Sicurezza hanno protetto i segreti di mega corporazioni e di personalità di rilievo fin dall'approvazione delle prime leggi sulla privacy. Molti vicini alla banca che hanno compilato. Allora, che cosa possiamo cercare qui? Cosa non si può raccogliere questa specie di siringa? Suppongo di no. E vaffanculo. Vabbè, lasciamo stare. Non c'è niente, eh? Qui no. C'è l'Xbox questo, bastardo ingrato. Riporto notizie sconfortanti riguardo le recenti epidemie. Lavatrice, PC, non si può usare niente. Chip di credito. Non ho ancora capito che cosa dobbiamo cercare, ragazzi. Ah, l'orologiaio, perfetto. Dobbiamo andare a vedere gli orologi. La faccia dell'orologio. C'è un armadio. Altra chip di credito. Altra chip di credito.
direzione c'è una casa di champagne. Spegni sta cazzo di luce. Materiale per creazioni. Vediamo qui sotto. Non c'è una sega. Ci facciamo aiutare. Ah. Perfetto. Una biocella. Prima di accedere al computer, ragazzi, prendiamo quanta più roba possibile. Vai, sfascia tutto. A posto. E vaffanculo questa stampante. Oh, la neuropozzina. Altra neuropozzina. Posso prendere qualcos'altro qui su? Qua c'è una botola o sbaglio? Chiudiamo sta porta comunque. Come si fa a chiudere? A posto. Perché non si sa mai, ragazzi. Togliamo tutta sta roba. Culo va. A posto. Ok. Accediamo a sto computer. Ah vabbè, livello sicurezza 1. Rileviamo tutto, già che stiamo. Anomalia rilevata. E la madonna, dammi te. Accesso consentito. Vabbè, fa niente. Allora. No. Sei cazzo, la persona. Un ottimo amico. Ma che ti avevo? Si è aperto a qualcosa. Dove cazzo devo andare? Un momento, Sfuggi. Ah, devo saltare. Quindi c'erano dei dvali. Smiley, Stanek non era a casa, ma ho trovato equipaggiamento per creare bombe e una trappola dei dvali. Scherzi! Ho anche scoperto dove si trova, nel quartiere a luci rosse, in un locale davanti al Red Queen. Ci sto andando tutti ora. Al quartiere. In quel quartiere abbiamo degli agenti che sorvegliano i dvali. Li mando subito. Ricevuto. Quindi dobbiamo tornare... Dove andare qui, perfetto. Allora, abbiamo un Praxis, ragazzi. Io onestamente mi sono comprato la violazione remota. Disattiva temporaneamente a distanza robot. Questo può essere molto utile. Però aspettiamo di recuperarne un altro, dai. Odio ciò che è diventato questo posto. Allora, ricapitolando, ragazzi, dobbiamo andare di qua, sì. Quindi mi confermi che non vuoi farmi un colpo di cibernetica? Questo è il mio quartiere preferito. Allora, dobbiamo andare. Benvenuto all'Irish Stool, amico. Dai, mettiti comodo e dici cosa possiamo fare per te. Irish Stool, bel nome. Molto evocativo. Mi piace pensare che lo sia. Allora, che prendi? Sto cercando un uomo di nome Nomad Stanek. Mi hanno detto che forse è qui. Se non sei il primo, un paio di agenti dell'Interpol hanno fatto qualche domanda. Che ha fatto? Si è messo nei guai? Non posso parlare, c'è un'indagine in corso. Dov'è che li hai visti? Di sotto. Non combinare casini, ok?
A proposito, prendi qualcosa? No, vaffanculo. Ah, vabbè. Prendiamo una chiara, va. Ecco qui. Ne vuoi ancora? Non ho neanche bevuto. Non adesso, grazie. Ho alcune cose da fare. Cazzo. E ho pagato 10 fottutissimi crediti per niente. No, mo me li prendo. Che roba è questo materiale per creazione? Vabbè, dai. Vabbè, te la lascio, ti ho fatto un regalo, compari, tieniti fortunato, questo che è un quotidiano. Vabbè, sta ancora la notizia vecchia. Per essere un quotidiano non è aggiornatissimo, ragazzi. Hai visto per caso una festa di addio al nubilato da queste parti? La farei con te, signorino. Sai com'è. Vabbè, ciao. Ehi, sono un cittadino, ho dei diritti. Non potete arrestarmi senza accuse. Questo lo so. E io so che te ne starai tranquillo ad aspettare con noi da bravo orologiaio. Ci penso io, agente Riley. Tu e il tuo collega potete riposarvi un po'. Aspetta, ti conosco. Sei stato nel mio negozio. Che succede? Hai molto di cui rispondere, Stanek. Abbiamo prove che legano te e il tuo negozio all'attentato alla stazione. L'attentato? No, io non saprei neanche da dove iniziare. Non c'entro niente. Davvero? Convincimi. Ho un timer con il tuo nome sopra e a casa tua ho trovato tutto il necessario per costruire altre bombe. Cosa dovrei pensare? Tu sei stato nel mio negozio, sai che riparo orologi. Non costruisco bombe. E quella roba non è mia, ma di mia... Tua figlia? No. Senti, arrestami. Sono io la persona che cerchi, non lei. Ho fabbricato delle bombe per loro. Sì. Ne dubito. So che vuoi soltanto proteggere tua figlia, e l'apprezzo. Ma addossandoti la colpa non l'aiuterai. Devi dirmi tutto quello che sai. Sì, hai ragione. Allison era nell'esercito, come aveva sempre sognato. Voleva sentirsi parte di qualcosa di grande. Era una ragazza magnifica, dotata... Poi cos'è successo? Dopo l'incidente ha conosciuto certa gente. Diceva che erano amici, ma ho capito subito che la stavano usando. Parassiti. E adesso l'hanno presa. Fa qualcosa. Lei non ha alcuna colpa. L'hanno costretta a farlo. Calmati. In che senso l'hanno presa? Io e Allison dovevamo vederci qui stasera. Invece uno di loro è passato di qua imprecando contro normali e naturali. Aveva un messaggio da parte sua. Allison mi ha dato il suo addio. Ma io non ci credo. L'hanno usata e adesso vogliono farla sparire. Che bella scoperta. Allora, vediamo un po'. Radice Nicolazze ha messo una trappola a casa tua. Cosa? Perché avrebbe... L'amicizia non conta niente per i criminali. Cos'è successo? Non sono mai stato ricco, ma il mio negozio ha una certa fama. A Radice piacevano i miei orologi e dopo quello che era successo ad Allison sapeva che mi servivano soldi. Così ci siamo accordati. Evidentemente ha ricevuto un'offerta migliore. Tua figlia ha competenze per farlo? Molto più di me. Era nell'esercito. Un corpo speciale. Rimozione ordigni esplosivi. Artificieri? Sì. Era felice nell'esercito. L'avevano potenziata per renderla ancora più efficace. Ma dopo l'incidente è stata congedata con disonore e si è smarrita. Poi ha conosciuto quei nuovi amici. Brutta roba. Bah, l'hanno usata. L'hai già detto. E ora vogliono sbarazzarsene. Cosa mi dici sugli amici che frequenta? Oltre a Zona, quando venivano al negozio, si credevano superiori ai non potenziati. E
parlavano continuamente di una certa ascensione. Vabbè. Stanek, dove posso trovare Allison? Se lo sapessi, andrei subito a salvarla da quella gente. Stavo andando a cercarla quando sono arrivati i tuoi amici. La troveremo. Ora però devi seguire gli agenti. Ti faranno qualche altra domanda. No, io devo salvarla. Lei è tutto quello che ho. Lasciaci fare il nostro lavoro. Trova mia figlia. O lo farò io. Smiley, ho parlato con Stanek. Non c'entra. Allora che si fa? Stanek dice di non sapere dove si trova. Secondo me nasconde qualcosa. Gli agenti lo porteranno dentro. Finché non parla, l'indagine è bloccata. Lo farò torchiare per bene, per sicurezza. Ok, va bene. Ok, adesso dove dobbiamo andare, ragazzi? Forse c'è Adam, una chiamata. Genus ha ascoltato quella conversazione NSN. Dice che dovete parlare. Aia. Dimmi dove. C'è un centro di informazioni turistiche abbandonato nella piazza centrale. Non farti seguire. Ho anche delle informazioni su Marcinko per te. Troverai il tutto su un palmare vicino al luogo dell'incontro, nei pressi della metro. Cerca un cestino con un segno fatto col gesso. Va bene. Vieni qui. Okay. Vediamo sulla mappa dov'è. Vabbè, Alex, ma sei proprio una zoccola, mi vuoi mandare fino qua? Andiamo. Vediamo un po'. No. Sta laggando un pochetto. No, devo venire qui. Palmare, un cestino dei rifiuti. Allora, cestino dei rifiuti. No, siamo usciti già dall'area che ci interessa. Ok, l'area prende fino a qui più o meno. Ma qui cestini dei rifiuti non ce ne sono. Vediamo di qua. Ah vabbè, qua ragazzi è una missione secondaria. Come vedete qualcosa è andato a pezzi. Che cazzo è, ragazzi? Poi sono tutte biciclette. Vai, scendiamo. Che cazzo piangi? No, allora non è qui. È sopra. Questo. Eccoci. Vediamo la voce. Vabbè, ci facciamo fare un riassunto. Vabbè, lo leggiamo. Nel 1991, vicino a Zaporizhzhia, Ucraina, genitori analfabeti lavoravano in ferrovia, abbandonato la scuola. Sono le informazioni su Marcinko, ovviamente. Dopo 10 anni, l'obbligo era 12, per fare i turni in una compagnia di trivellazione che cercava giacimenti di shale gas nell'Ucraina orientale. Nel 2011 è finito nei guai quando è scoppiata una rissa tra i suoi colleghi e un gruppo di separatisti filorussi a Mariupol. Dopo il lavoro ha cercato di dividerli, rimediando delle ferite e un ricovero in ospedale. Probabilmente si è potenziato dopo questo episodio. I dettagli sono scarsi, non sappiamo praticamente nulla sui successivi 12 anni, né tantomeno quando o dove si sia effettivamente potenziato. Riappare brevemente nel 2023 a Belgrado, praticamente. Questa volta con una moglie e una figlia, Alisa Maratovna e Raisa Viktorikna.
Questo lo trovo alquanto strano. Un nazionalista filucrano che si trasferisce in Russia avrebbe solo per sé. Solo, avrebbe senso solo se tutti quelli di quegli anni avesse lavorato per compagnie energetiche. Dopo i fatti del 2015 tutti volevano attingere le loro riserve, in questo caso però sarebbe finito in Siberia e non certo a Belgorod, al confine con l'Ucraina. È una città che non ha niente a che fare con il petrolio, ma ha una lunga storia in fatto di occupazione militare. Infatti è stato qui che nel 2016 la nuova federazione russa ha ordinato alla Bell Tower Associates di spazzare via dissidenti antiseparatisti una volta per tutte. Perché lo ritroviamo proprio qui con una fine nel 2023? Le mie indagini si stanno concentrando su questo aspetto e sulla sorte toccata alla moglie e alla figlia, perché non erano assieme a lui quando lo scorso anno si è trasferito a Utulek. Quindi, dobbiamo andare qui, nel luogo dell'esplosione. Va bene. Questa è una zona che ho già esplorato, ragazzi, bene o male. No, non è da qua. Ma chi le usa le scale? Sono per i poppanti. Ok, che cosa dobbiamo cercare? Incontrati con Janus. Dove? Janus. Ma vogliamo correre per questo incontro che mi vuole tutto. Eh? Non so dove andare. Da questa parte. Dove? Ah, ok. Salve. Janus, se questa è la tua idea di incontro faccia a faccia, mi deludi. Non dirmi che ti aspettavi di vedermi in carne e ossa. Figurati. Venendo a quella conversazione, sai chi era l'interlocutore di Manderly, vero? Robert Page, CEO delle industrie Page e proprietario della VersaLife Corporation. Un multimiliardario. Potremmo arrestarli entrambi con l'accusa di cospirazione. Abbiamo sentito Page dare l'ordine di uccidere Racker. In una conversazione registrata illegalmente. Una prova del genere non può reggere in tribunale, Jensen. Allora troveremo un altro modo. Che mi dici dell'Orchid? Cosa potrebbe essere? È quello che dobbiamo appurare. Farò le mie ricerche, ma a Praga potresti fare qualcosa anche tu. La VersaLife ha un conto alla Palisade Property Bank. Entra nella sua camera blindata e potremo trovare le risposte che cerchiamo. Di nuovo la Palisade. Vuoi che irrompa in quella banca? Qualcuno vuole incolpare l'Ark di qualcosa. Presumo del prossimo attentato. Bene. E quel Brown? Page ha tirato in ballo lui e un certo consiglio. Che sia Nathaniel Brown, il CEO della Santo. Può darsi. Brown guadagnerebbe miliardi se passasse l'atto sul risanamento umano. Ma... Janus? Adam, la zona è compromessa. Hai dei droni sentinella in arrivo. Cosa? Non è lontana. Non so, forse qualcuno al PRE ha rilevato Janus nella rete elettrica. Vattene via! Andiamo via, andiamo via. E adesso dove andiamo? Là c'è qualcosa. Dobbiamo aspettare che se ne vadano da qua. Poteva andare tutto liscio? Ovviamente no. Se li facessi fuori, semplicemente. Così.
Allora, mi sa che dobbiamo andare giù, nelle foglie. Cazzo! Merda! Son fottuto! Che cazzo! Allora ragazzi, proviamo una cosa leggermente diversa. Cazzo! Non funziona. Ok. Uno è morto. Revolver è fortissimo, cazzo. Cacchio adesso. Passa giusto una. Vai, andiamo. Ok. Lo stato di allarme dovrebbe essere terminato. Dico dovrebbe perché non si può mai sapere. Comunque la pistola revolver ci piace. Jason, sono Nomad Stanek. Devi aiutarmi, ti prego. Stanek, come hai... Mia figlia. La uccideranno. Sono riuscito a liberarmi dei tuoi amici. Ma quando sono arrivato qui... Dove? Quartiere... Va bene. Quartiere Prekatska, un condominio dietro la lavanderia. Fa presto! Dov'è che devo andare? Va bene ragazzi, allora dobbiamo tornare indietro. Anche se mi diceva il tipo di andare a violare la Palisade. Vabbè, allora siccome dobbiamo tornare indietro ragazzi, noi interrompiamo qui l'episodio. Ci vediamo nel prossimo video con la prossima missione. Adam, aspettiamo, tutto aspettiamo. Bene? Quei droni... Sto bene, chiunque li abbia mandati non ha avuto successo. Grazie al cielo. Ha appena chiamato Genus. La VersaLife sta chiudendo il conto ed entro stasera la camera blindata sarà svuotata. Devi andare subito sul posto. Non posso. Ho scoperto chi ha fabbricato la bomba. Lei può dirci tutto, ma stanno per ucciderla. Cazzo, non vogliono lasciare tracce. Non posso irrompere in una banca, non da sola. E se non facciamo subito qualcosa, addio Orchid, merda. Ma se non vado a Prekashka, l'autore delle bombe morirà e saremo al punto di partenza. A te la scelta. Cazzo. No, no, andiamo ad aiutare Stanek, dai. Va bene ragazzi, un bacione, ciao a tutti.